un posto al sole anticipazioni, puntate dal 29 agosto al 2 settembre 2022. Franco sulle tracce di Valsano. Franco chiederà aiuto a Damiano per mettersi sulle tracce del pericoloso Lello. Mentre la governante Lia, a casa Ferri, darà l'impressione di nascondere qualcosa di losco, Silvia tornerà a Napoli ed apprenderà sconvolta tutto ciò che è successo in sua assenza. Manuela cercherà di confortare Nico, ma tutto sarà inutile. Anche il giovane non desidererà altro che vendicarsi di Valsano. Lunedì, 29 agosto 2022. Scoppia il panico e la tensione a Palazzo Palladini. Tutti, dai Giordano a Ferri, sono sconvolti per l'evento che ha scioccato condomini e famiglie. L'ansia e la preoccupazione lasciano tutti i protagonisti coinvolti con il fiato sospeso. Intanto, i Boschi si mobilitano per mettersi in cerca di Lello Valsano, purtroppo ancora latitante. Viola è sotto shock, mai avrebbe immaginato un epilogo simile. Anche Eugenio Nicotera non può credere a quello che è successo, le sue paure si sono improvvisamente formalizzate. Nico è furibondo ed a stento i suoi familiari riescono a calmarlo. La notizia, pian piano, fa il giro della intera Napoli. Raffaele ed Ornella sono molto provati. Quella che doveva essere una giornata serena volta alla riappacificazione, ha preso una piega inaspettata e drammatica. Continua la vacanza di Filippo e Serena. Martedì, 30 agosto 2022. Franco non si dà per vinto per quello che è successo, ed è pronto a mobilitarsi in prima persona. Per questo motivo, insieme al figlio Nunzio, fa di tutto per ricercare tra i suoi contatti indizi che possano ricondurlo al famigerato Valsano. Quest'ultimo risulta praticamente introvabile. Dove si sarà cacciato? E soprattutto, qualcuno lo sta aiutando a nascondersi? Unendo le loro forze, il camarota e suo padre riusciranno ad acciuffarlo? A mettergli i bastoni tra le ruote, però, è qualcun altro intento a portare avanti il loro stesso obiettivo. Di chi si tratterà? Di un nemico dei Valsano? A Palazzo Palladini si vivono momenti di forte tensione emotiva. Raffaele ed Ornella cercano di restare uniti. Manuela tenta di confortare Nico e, soprattutto, di non fargli commettere passi azzardati. Riuscirà ad aiutarlo o fallirà nell'intento? Mercoledì 31 agosto 2022, Nico, senza preventivamente ascoltare il parere dei suoi amici e familiari, è pronto a prendere una decisione davvero clamorosa. Il ragazzo intende vendicarsi di Lello facendosi giustizia da solo? Franco decide di ricorrere ad un aiutante inaspettato per trovare una volta per tutte il nascondiglio di Valsano. Cosa scopriranno insieme? I due hanno in mente un progetto davvero ardito. Filippo e Serena lasciano Maratea insieme ai loro bambini per ritornare a Napoli. I due, però, non sanno ancora che ad attenderli c'è una sorpresa inattesa. Marina e Roberto sono alle prese con Lia, la nuova governante. Nel frattempo Speranza, che ha appena avuto la certezza che le sue intuizioni sulla salute delle bufale sono vere, prende sempre più consapevolezza di non aver ancora ricevuto la giusta attenzione da parte del padre. Giovedì, 1 settembre 2022. Franco e Damiano sono determinati a mettersi sulle tracce di Lello Valsano e ad acciuffarlo una volta per tutte, in modo da interrompere la sua corsa. Inoltre, temono che possa fare ancora del male. Manuela, invece, rischia di perdere Nico per sempre, per colpa dei suoi ultimi discutibili comportamenti. Giulia e Renato sono fortemente in apprensione per il figlio e ancora non riescono a trovare un senso al dramma che li ha colpiti. Riusciranno mai a farlo ragionare? Lia, intanto, si inserisce sempre di più nella quotidianità di Roberto e Marina. La donna sembra nascondere un segreto appartenente al passato di Roberto. Sarà davvero così? Silvia, intanto, si appresta a ritornare a Napoli dopo la breve vacanza con Giancarlo Todisco. La donna ancora non è al corrente di quello che è successo a Viola e a Susanna. Venerdì, 2 settembre 2022. Silvia, rientrata al lavoro, è molto scossa dagli ultimi drammatici avvenimenti raccontati dalla figlia Rossella. La donna, subito dopo, ascolta con grande attenzione e dispiacere anche i racconti di Diego, sul terribile incubo passato da tutte le persone a lei più care. Al caffè Vulcano si cerca di ritornare alla normalità, anche se è molto difficile. Lia cerca di carpire informazioni a Roberto e Marina. Manuela tenta di parlare con Nico, per impedirgli di commettere passi azzardati.
Franco e Damiano continuano le loro indagini volte a trovare il nascondiglio di Lello Valsano. Nunzio si unisce a loro, pronto ad offrire il massimo supporto, nelle indagini parallele a quelle della polizia. Speranza non sa più come comportarsi con Espedito, che non vuole accettare affatto la verità riguardo allo stato di salute dei suoi animali. Cambierà idea? Anticipazioni Un posto al sole. Lia odia Ferri per una questione accaduta in passato? Intanto, il dramma dell'ultima puntata della stagione avrà un lungo strascico nella vita dei personaggi coinvolti. Con la puntata di Un posto al sole andata in onda il 12 agosto, si è conclusa una stagione contraddistinta da storie al cardiopalma. Lello Valsano, ormai rimasto da solo ed incattivito come non mai, alla vista di Susanna e Viola, ha fatto partire dei colpi di pistola. Dal momento che la Bruni risulterà disperata, pare che a beccarsi le pallottole sarà la giovane Picardi. Purtroppo, la giornata di riappacificazione organizzata da Raffaele ed Ornella sarà letteralmente rovinata dall'irruzione, a fine episodio, di un Valsano più perfido e vendicativo che mai. L'uomo, ormai braccato dalla polizia e abbandonato da quasi tutti i suoi fedelissimi, è parso disperato e pronto a qualsiasi cosa. E proprio nell'ultimo episodio dell'annata 2021-22 si è reso protagonista di un gesto inaspettato: ha fatto fuoco contro la Bruni e la Picardi. Stando agli ultimissimi rumors, quanto accaduto avrà un lungo strascico nelle vicende degli inquilini di Palazzo Palladini. Ed anzi, in molti si attiveranno per acciuffare il colpevole della tragedia. E tra essi figurerà anche Ferri. Quanto a quest'ultimo, è bene precisare che la cameriera Lia assunta al posto di Silvana sembra non solo essere collegata a Lara Martinelli, ma sembra anche odiare il tycoon per un qualcosa verificatosi in passato. Marina e Roberto, dunque, non avranno vita facile. Non resta che attendere news più aggiornate per scoprirne di più. Anticipazioni Un posto al sole. Prossime storyline. Giulia Poggi si innamorerà prima o poi di Mastro Peppe? Negli episodi di Un posto al sole prima della pausa estiva, abbiamo visto Giulia impegnata con la corte di Mastro Peppe. La Poggi non è apparsa per nulla felice del corteggiamento, anche se, con il trascorrere degli episodi, a molti fans non è sfuggito un languido scambio di sguardi tra i due che lascia ben sperare. Sono anni che non vediamo la ex di Renato al fianco di un amore. Purtroppo, mesi fa, Giulia è stata protagonista anche di una truffa online, in quanto è caduta nella trappola del Losco Marcello. Illusa e presa in giro, ha impiegato veramente tantissimo per riprendersi dalla scottante delusione. Di qui la decisione di chiudere il suo cuore e dedicarsi soltanto ai figli, ai nipoti e alla dolcissima cagnolina Bricca. Ma ecco la svolta. Mastro Peppe non ha occhi che per lei. Purtroppo, le divergenze caratteriali sono fin troppe. Al momento, Giulia ha rifiutato tutti i suoi inviti, ma la situazione sta per cambiare. I due, come ben sapete, si incontrano spesso al parco, quando cioè escono con i loro amati animaletti. Nelle puntate di settembre, la mamma di Nico comincerà a rendersi conto di non essere affatto indifferente a Peppe e, dunque, non solo troverà piacevoli i suoi approcci, ma anche gradito frequentarlo. Si scoprirà innamorata di lui? È tutto da scoprire. Un posto al sole news ed anticipazioni. È volata in cielo l'attrice di Teresa Diacono, Carmen Civittaro. Alla vigilia di Ferragosto è arrivata una notizia che i fans di Un posto al sole mai avrebbero voluto ricevere. Domenica 14 agosto è volata in cielo l'attrice Carmen Civittaro, che nella soap ha vestito i panni della moglie del vigile Otello Testa, ovvero Teresa Diacono. L'interprete, presente fin dagli esordi, non appariva più in video da circa 4 anni e la sua assenza era stata giustificata dagli autori facendo stabilire la donna nell'isola di Indica, ove in seguito anche il suo amato consorte aveva deciso di raggiungerla. Tanti i messaggi di cordoglio apparsi sui social e non solo. Come ben sapete, Teresa era la madre naturale di Silvia, entrata in scena nel 1998 come governante di Casa Ferri. Premurosa, carismatica e sempre pronta a dispensare i consigli giusti, è riuscita a conquistare subito il cuore dei telespettatori. Molti, negli anni, hanno sempre sperato che la donna tornasse in scena, anche solo per brevi apparizioni. Il suo personaggio, pur essendo off-screen, è sempre rimasto in vita, venendo menzionato tantissime volte dalla figlia e dalla nipote Rossella. Con la dipartita di Carmen Civittaro, le cose potrebbero mutare.
Gli autori potrebbero optare per un recast o ancora, come accaduto per Regina Senatore, madre di Guido del Bue, per la morte del suo personaggio. Altra opzione potrebbe essere quella di continuare a menzionare la diacono di tanto in tanto. Non sappiamo cosa accadrà. Sarà il tempo a dircelo. Quel che è certo è che la Civitaro ha lasciato un profondo vuoto nel cuore di coloro che l'hanno amata e stimata sia come attrice che come donna. Anticipazioni Un posto al sole. Intervista a Miriam Candurro. La nuova annata si aprirà con un grave pericolo incombente. Tra le attrici più amate di Un posto al sole, figura sicuramente lei, Miriam Candurro, che presta il volto a Serena Cirillo. In una recente intervista, l'interprete ci ha fornito dei dettagli interessanti sulla nuova stagione che si aprirà con un vero e proprio dramma inaspettato. Miriam ha parlato di un evento impensabile, che lascerà tutti con una grande spada di Damocle sulla testa. L'attrice, per l'occasione, ha ricordato anche il giorno del suo primo Chuck, affermando di essere stata assalita da una forte ansia. Michelangelo Tommaso, ovvero Filippo Sartori, è riuscito subito a farla sentire a proprio agio. Con lui e la moglie, Samantha Piccinetti, Arianna Landi, è cominciata subito un'amicizia molto speciale. Tra un Chuck e l'altro Tommaso, per farla rilassare, le parlava della neve che era caduta a Roma. La Candurro, infine, si è soffermata sui suoi impegni in TV. Oltre ad Un posto al sole, la vedremo impegnata con I bastardi di Pizzo Falcone 4. E ancora, in autunno, reciterà in un'opera per il cinema. Ad ottobre, invece, uscirà il suo secondo romanzo, intitolato La settima stanza. Dunque, la nostra amata Serena, ritornando alla soap, a quale pericolo fa riferimento? Alla tragedia collegata ai Giordano a causa di Lello Valsano oppure a quella che toccherà al suocero Roberto e alla sua compagna Marina? In un nostro precedente video vi abbiamo annunciato che le puntate autunnali sarebbero state caratterizzate da un vero e proprio giallo che avrà come protagonisti Ferri, la Giordano e i Sartori. Anticipazioni Un posto al sole e news. Il possibile ritorno a Napoli di Elena Giordano. La soap Un posto al sole, in occasione del traguardo delle 6.000 puntate, ha organizzato un mega party con tutto il cast, a cui hanno preso parte anche gli attori usciti di scena per i più disparati motivi. Tra essi, anche l'amatissima Valentina Pace che interpreta Elena Giordano, ovvero la figlia di Marina. Come ben sapete, Elena e la figlioletta Alice si sono trasferite in pianta stabile a Londra. Non è detto che non possano essere reinserite nella trama di Un posto al sole. A tale riguardo, la Pace ha affermato che la decisione è rimandata a settembre. Ha spiegato che Matilde, la sua bambina, è grande e presto andrà alla scuola dell'infanzia. Si augura di tornare al più presto sul set, in quanto non vede l'ora di vestire i panni del suo personaggio. Tuttavia, è aperta anche ad altri progetti. L'interprete ha rivelato di non avere rimpianti in ambito lavorativo e che ha sempre messo la famiglia davanti a tutto. Ha anche rinunciato al teatro in quanto non se la sente di stare troppo tempo lontana dalle sue figlie. Valentina ha due splendide bambine, Alice, 12 anni, nata dalla relazione con Michele Esteri, suo ex, e Matilde, di 3 anni, frutto dell'amore tra lei e Stefano Maruzzi, che l'attrice ha sposato lo scorso luglio. Per l'occasione, Alice ha fatto da damigella mentre la piccola Matilde ha portato le fedi a mamma e papà. La Pace, ritornando alla soap, ha avuto modo di incontrare, nel corso della festa, sia Fabiola Balestriere, ovvero la giovanissima attrice di Alice, che Nina Soldano, ovvero Marina. Nel corso di una recente intervista, quest'ultima ha affermato che deve il suo successo anche ad Elena. Con il suo arrivo, il pubblico delle serie ha visto una Marina diversa. La Giordano, poi, ha saputo toccare le corde emotive più profonde dei telespettatori quando è venuta a galla la triste storia del padre. Adesso, è amata in quanto incarna una donna con pregi e difetti nella quale tante altre si identificano. E da voi piacerebbe rivedere le Giordano tutte insieme in azione? Presto ne sapremo di più sul possibile reentrè di Elena. Un posto al sole tornerà prestissimo per emozionarci come non mai. Se il video ti è piaciuto, metti mi piace, ed iscriviti al canale per ricevere gli aggiornamenti.